send to all the world a message. England lives and marches on. Quello che avete ben sentito è Oswald Mosley in un suo discorso a Manchester. Oswald può essere considerato come il personaggio dimenticato dalla storia che ti insegnano a scuola. E il mio obiettivo di questo video sarà quello di magari farvi fare un'idea e magari farvi scattare una scintilla per quello che non mi insegnano a scuola. Iniziamo. Sir Oswald Errol Mosley nasce a Londra il 16 novembre del 1896 da una famiglia benestante. Lui è il primo di tre figli e, come ogni persona che sia nata in quell'epoca, nel 1914 si deve affrontare il problema della prima guerra mondiale. Mosley si arruola volontario, però dopo solo un anno di guerra in una battaglia sviene, e da lì non ritornerà più in trincea neanche durante la seconda guerra mondiale, e passerà il resto della guerra dietro a una scrivania, prima al Ministero delle Munizioni e poi a quello degli Esteri. La guerra, Mosley decide di buttarsi in politica, e che capisce subito che senza una laurea è molto difficile riuscire a vincere qualcosa. Quindi decide di andare al Winchester College, dove lo buttano fuori il giorno dopo perché aveva iniziato una rappresaglia contro il suo compagno. Vedi Mosley però. Laurea o non laurea, Mosley riesce a entrare in Parlamento con il Partito Conservatore nel 1918, e questo principalmente perché lui era un bravissimo oratore. Ok ragazzi, ora arriva la parte più divertente della storia. Mosley, appena finito il mandato con i conservatori, decide di iscriversi al Partito Indipendente, del quale e lui sarà un membro del Partito Indipendente dal 22 fino al 24. Dopo il 24, lui decide di unirsi ai laburisti fino al 1931. Quindi, grosso modo, si è fatto 6-7 anni con i laburisti. Dal 31 al 32 si unisce al New Party, che era un partito che alla fine si rivelerà essere un pochettino tanto fascista, mettiamo in questo modo, nel senso promulgava cose per il fascismo, e quindi alla fine è fallito in un anno o in due anni il New Party. E poi decide di fare quella mossa che qualcuno da noi in Italia ha fatto: crearsi il suo partito. Crea la British Union of Fascists, BUF è l'abbreviazione, nel quale sarà membro, scusate, dal 32 fino al 1940. Se vi state chiedendo ma perché fino al 1940? Perché il partito si è sciolto? E se andate a cercare dove prima c'era la sede del BUF, ora ci sono due fratelli che vendono pesce. Non sto scherzando, andatelo a vedere perché è una cosa bellissima. Dal 1940 fino al 48 torna ai laburisti, perché sì, e finirà la sua carriera politica nel Movimento Unito, dal 48 al 73. Ovviamente questo non vuol dire che non fece più apparizioni in pubblico, fece due interviste molto interessanti da mezz'ora ciascuna, le lascio in descrizione caso le volesse vedere, dove lui spiegava un po' perché era fascista. Il modo di fare politica che da Mosley si può anche rivedere nella sua vita privata, ovvero era un donnaiolo pazzesco, raga, cioè davvero era un donnaiolo pazzesco, e le due mogli sono molto rappresentative di questa cosa, ovvero la prima, Cynthia Curzon, è un nome impronunciabile, guardate, ve lo sta scritto qui, perciò nel senso potete pure capire quanto è completo, vabbè, lei, che è nata il 23 agosto del 1898, quindi aveva due anni in più di lui, va bene. Però purtroppo lei muore il 16 maggio del 1933. Per farvi capire, lei è morta l'anno dopo che Mosley ha fondato il BUF. Purtroppo c'erano pure 13 anni di matrimonio, il che è molto triste.
se ci pensate, a Mosley decide di andare avanti. Si prende la seconda moglie, ovvero Diana Mitford. Ragazzi, Diana Mitford era, diciamo, un po' più giovane rispetto a lui. Quanto giovane? Lei è nata il 17 giugno del 1910. Facciamo un rapido calcolo, 14 anni più giovane di lui. Silvio, sto guardando te in questo momento. Lei rimane in vita fino al 2003. Perciò, nel senso, lei è stata una delle persone che penso che abbiano vissuto di più, comunque che abbiano dato di più al conservare una memoria di quello che erano quegli anni. Benissimo, ragazzi. E più che altro lei sarà l'unica che sarà con Mosley fino alla fine. Perché Mosley muore nel 1980 e lei sarà ancora in vita, quindi posso tanto immaginare quello che poteva essere stato per lei perdere suo marito. È una roba bruttissima, raga. Ragazzi, nel caso vi interessasse, qui c'è un video di 30 secondi senza audio che è il matrimonio fra Oswald Mosley e la prima moglie, ok? Il nome è impronunciabile. Di storia che ci interessa a noi è quella fra il 32 e il 40, nella quale Mosley riuscì a portare dalla sua parte tantissimi inglesi, e questo può essere spiegato se semplicemente ragionando. Perché mettetevi nei panni di uno dell'epoca: avete l'Unione Sovietica a quattro passi da voi, e il pericolo di diventare comunisti è altissimo, perché comunque i partiti comunisti si iniziano già a organizzare per fare un po' di rivoluzioni e attentati, e quindi già in tutta Europa si iniziava a dire meglio Hitler che Stalin. E quindi se uno non aveva il riferimento di Hitler, metteva in questo modo, lo va a cercare, e Mosley incarnava perfettamente quello che volevano gli inglesi, e quindi riuscì a portarsi con sé in piazza e ai discorsi non poca gente. Ragazzi, ovviamente Mosley era un fascista, ok? Ed essere etichettato come un fascista per l'epoca, comunque sì, sei un anticomunista, però poi alla fine dei giochi devi far conto con le accuse di antisemitismo. E Mosley lo aveva chiarito tantissime volte che lui non era un razzista, lui usava solamente la sua libertà di espressione per esprimere cose e non c'entrano per niente con l'antisemitismo. Infatti Mosley era un mussoliniano, non era una persona che voleva assomigliare a Hitler, più a Mussolini. Ovviamente mettere le razziali dai una pessima immagine di te nel mondo. Lui è andato pure a visitare Mussolini e noi abbiamo un video dell'Istituto Luce di Mosley che arriva in Italia. Eccolo qui.
ragazzi, perché Mosley non è mai diventato un primo ministro o comunque una persona importante nella società britannica? Perché subito dopo la guerra si aveva l'impressione del fascismo come un qualcosa di brutto da estirpare, a volte più del comunismo, ragazzi, è possibile, però sì, era pure in questo modo. E quindi crearsi fascisti vuol dire che tu alle elezioni prendevi il 3,97%, che è letteralmente un seggio e mezzo in Parlamento, e un seggio e mezzo in Parlamento non cambia nulla. Ragazzi, ho dimenticato che la figura di Mosley è stata un po' messa in primo piano da Peaky Blinders, perché se lo avete visto sapete che nella quinta stagione ci sta Famiglia Shelby contro Mosley, ok? E io sono la quarta stagione, quindi me lo devo vedere per un attimo approfondire che fu questo personaggino bellissimo. Che ho deciso di fare questo video? Perché essenzialmente io ho scoperto questo personaggio su TikTok, come io scopro tantissime altre cose, ovvero con internet. Ora, ragazzi, questo personaggino qui comunque ha lasciato il suo seguito. E secondo me lui ha lasciato quello che ha lasciato ai fanatici che hanno i social, grazie a una frase che davvero è una frase che non ha senso se non la estrapoli. Ecco quella frase. We live in a period. Esatto, we live in a period, viviamo in un contesto storico, il che, cioè, è fantastico, cioè tu riesci a rimanere in vita grazie a noi viviamo in un contesto storico. Che vuol dire, dai? Che vuol dire? Dai! Ma ragazzi, con TikTok, lui, sì, il signor TikTok, sta provvedendo a bannare tutti gli utenti che si schierano a favore di Mosley. Anche se non sono ancora riusciti a bannare un utente che ha fatto, penso, l'edit più bello che io abbia mai visto nella mia storia. Cioè, nella mia vita, scusate, perché è fatto benissimo. Ecco, ecco Fight lies before us, a fight for action, for vigor, for vitality and manhood. ok, ora che lo avete visto, potete capire quanto si chiudono in casa certe persone. Va bene, ragazzi, il video è finito qui. Ah, ovviamente Mosley muore nel 1980 all'età di 84 anni. Purtroppo non abbiamo foto o comunque video del suo funerale, quindi non posso mostrarvi nulla, è quella la cosa brutta. Comunque, il video è finito qui, se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!